È un convegno importante questo sull'home therapy come orizzonte a cui i malati rari aspirano, in modo particolare questi malati rari di cui ci occupiamo oggi, le malattie di accumulo lisosomiale. Perché questo è importante? Perché il paziente desidera essere curato a casa sua, in un contesto che è fatto di affetti, che è fatto di abitudini, che è fatto di presenze significative nella sua vita, che è fatto anche di una continuità di scenari che gli permettano di riconoscersi nelle cose che fa, nelle persone che incontra e anche nei modelli organizzativi della sua piccola realtà quotidiana. Fare questo significa però assicurare a domicilio una terapia 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. Dove voglio dire questo? Che il paziente a casa rappresenta peraltro un risparmio oggettivo anche per il Sistema Sanitario Nazionale, rappresenta una tutela di diritto alla dignità della sua persona, ma noi ci scontriamo ogni giorno con difficoltà, che sono difficoltà organizzative e che sono anche difficoltà culturali, come se la sicurezza del paziente fosse garantita più e meglio se lui è in ospedale o in una realtà protetta, mentre invece noi riteniamo che la sua sicurezza è maggiore proprio nel contesto familiare, degli affetti, delle consuetudini dei suoi caregiver, che ci auguriamo abbiano acquisito nel tempo anche la necessaria esperienza e formazione. D'altra parte questo è un obiettivo che noi perseguiamo in tutto il Sistema Sanitario Nazionale, spostare l'attenzione da un'ottica ospedale-centrica a un'ottica che faccia leva sulle realtà territoriali. Non ci riusciamo, ma è un obiettivo tendenza. Allora, io direi che le associazioni chiedono alle istituzioni come prima cosa la garanzia di poter disporre del farmaco. Questo è un farmaco, sono farmaci spesso rari loro stessi, tanto quanto sono rari i pazienti, e l'approvvigionamento, per dirla in qualche modo, non è così semplice e così scontato come avviene per altre terapie. Quindi è il diritto ad avere le cure con la intensità e la frequenza necessarie. Chiedono anche il diritto di avere quel tanto di assistenza, attraverso anche, che so io, la stessa assistenza infermieristica, per dirlo in qualche modo, che permetta di fare fronte a quelle esigenze del paziente che richiedono un livello di competenza proprio delegata a un profilo di professionalità che, per quanto sia un caregiver, non può avere. Richiedono anche di avere quelle altre forme di terapia non farmacologica che rappresentano un'integrazione di grande valore per la qualità di vita del paziente. Quest'insieme di cose definisce però un'alleanza che ha bisogno di essere sostenuta non soltanto nel rapporto tra la famiglia e la, poniamo, l'ASL di riferimento, cioè nel mondo delle associazioni e il mondo, in questo caso, del sistema sanitario regionale o del sistema sanitario nazionale. Richiede anche che ci sia un'attenzione molto forte rispetto ad altri due interlocutori importanti. Uno è quello rappresentato dal mondo della comunicazione, quindi noi questo patto spesso lo sottoscriviamo proprio con OMAR, che è l'osservatorio delle malattie rare, perché riteniamo che ci sia sempre bisogno di un altoparlante dal quale parlare e dal quale far arrivare la propria voce, la voce dei propri bisogni, dovunque ci possa essere ascolto. L'altro interlocutore importante, che è quello peraltro che io rappresento qui in questo momento, è l'intergruppo parlamentare per le malattie rare. Questo intergruppo raccoglie senatori e deputati di tutti i partiti che portano in Parlamento la voce dei pazienti affetti da una malattia rara e la portano per ottenere che cosa? Cito una delle cose più semplici e più elementari che possono esistere, per esempio l'approvazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare, che ancora non c'è, le facilitazioni nell'accesso alle terapie e quindi anche la possibilità di accedere attraverso l'AIFA a terapie che non abbiano ancora completato il loro iter, però abbiano dimostrato di non avere effetti collaterali significativi, per cui non fanno male, ma allora perché non cominciare ad assumerle per acquisire un vantaggio che spesso per un malato raro si traduce non solo in una qualità di vita, ma anche in una quantità di vita significativa. Quindi in questa interfaccia che l'istituzione intesa come Parlamento
l'istituzione intesa anche come Ministero della Salute, cioè come assessorato alla salute nelle diverse regioni, quella che viene rappresentata anche da quella capacità di interagire con le grandi case farmaceutiche per sostenere il diritto alla ricerca scientifica quando si tratta di una malattia non rara ma rarissima, il cui ritorno economico può essere problematico. Tutto questo richiede la forza motivazionale che viene dalle associazioni che vivono sulla propria pelle il dolore, la sofferenza e il disagio delle persone care e che parlano in modo aggregato, ed è questa la loro forza, riuscire a fare delle tante voci, una voce forte in grado di negoziare diritti che non dovrebbero avere bisogno di questo, ma che per superare il rumore di fondo, quello che noi chiamiamo una sorta di anonimato di gruppo, hanno bisogno di ottenere l'incisività di chi ricorda: non sto chiedendo un favore, non sto chiedendo una cosa buona e nemmeno una cosa molto buona, sto pretendendo un diritto.